La spiegazione dell'effetto fotoelettrico ha segnato la storia della fisica, e in particolare ha segnato la storia della fisica del Novecento, dando il via alla nascita della meccanica quantistica. Scopriamo il perché dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo dell'effetto fotoelettrico, come funziona e soprattutto perché ha rivoluzionato la fisica. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di seguirmi anche sugli altri social, Instagram e TikTok, dove porto anche degli esperimenti. Momento spam finito, possiamo tornare alla nostra storia. Oggi parleremo dell'effetto fotoelettrico, che cos'è, ma anche del perché abbia avuto un'importanza così grande all'interno della storia della fisica. Nel 1865 Clerk Maxwell pubblicava il trattato in cui unificava elettricità e magnetismo nelle famose quattro equazioni di Maxwell. Si pensava che con l'unificazione di questi due fenomeni non ci fosse più niente da scoprire di nuovo e che tutti i fenomeni che di lì a poco si sarebbero scoperti avrebbero trovato una spiegazione all'interno delle teorie precedenti. I primi problemi nacquero già qualche anno dopo la pubblicazione delle quattro equazioni di Maxwell con la radiazione del corpo nero. Planck risolse il problema con quello che lui stesso definì come un semplice espediente matematico. Cosa pensava Planck? Planck pensava che l'energia fosse quantizzata e non continua. Che cosa significa questo? Pensiamo ai numeri reali e ai numeri naturali. Nei numeri reali, tra 0 e 1, ci sono infiniti numeri, mentre nei numeri naturali no, si passa direttamente da 0 a 1. Ecco, i numeri reali sono l'energia continua, i numeri naturali sono l'energia quantizzata. Cosa c'entra tutto questo con l'effetto fotoelettrico? Ci arriviamo tra poco. Prima vi spiego il fenomeno e poi vediamo qual è fu la spiegazione che Einstein diede al fenomeno. E quindi vedremo il collegamento con Planck. L'effetto fotoelettrico è l'emissione di un elettrone da parte di un materiale, per esempio un metallo, quando è sottoposto a radiazione elettromagnetica, cioè luce. Come venivano fatti questi esperimenti per verificare l'effetto fotoelettrico? Questo è un apparato sperimentale per vedere effettivamente l'effetto fotoelettrico. L'emettitore e il collettore sono due lastre metalliche tra le quali c'è una differenza di potenziale. Cos'è la differenza di potenziale? Se volete recuperare questo concetto vi ricordo di guardare questo video. L'emettitore è quello sottoposto alla luce che emette appunto gli elettroni, mentre il collettore è quello che li raccoglie. Quindi se c'è differenza di potenziale e l'emettitore emette elettroni, questi elettroni sono attratti dal collettore che è carico positivamente e quindi tra collettore ed emettitore scorre una corrente. Perché questo fenomeno ha messo in crisi la fisica classica? Adesso lo vediamo in alcuni punti fondamentali. La prima cosa che non tornava era il fatto che questo fenomeno presentasse una frequenza di soglia. Per frequenze basse il fenomeno non avveniva nemmeno per fasci molto intensi, mentre avveniva per frequenze alte anche se il fascio era poco intenso. L'unica cosa su cui agiva l'intensità del fascio era la corrente. Maggiore era l'intensità del fascio e maggiore era l'intensità di corrente che scorreva tra collettore ed emettitore. Un altro punto fondamentale era l'energia cinetica che questi elettroni acquisivano. Perché gli elettroni acquisiscono energia cinetica? Per strappare un elettrone ad un atomo è necessaria una certa energia. Se noi diamo più energia di quella necessaria, la restante parte non viene buttata, ma viene data all'elettrone sotto forma di energia cinetica e quindi l'elettrone acquisisce una certa velocità. Perché l'energia cinetica mise in crisi la fisica classica? Perché l'energia cinetica anch'essa dipendeva dalla frequenza e non dall'intensità del fascio. Maggiore era la frequenza e maggiore era l'energia cinetica che gli elettroni acquisivano. Anche in questo caso l'energia cinetica risultava indipendente dalla intensità. Perché la dipendenza dalla frequenza è inspiegabile? L'energia associata alle onde elettromagnetiche nella fisica classica, cioè nelle quattro equazioni di Maxwell, era data dall'intensità del fascio. Maggiore era l'intensità del fascio e maggiore era l'energia. Nella fisica classica il concetto di frequenza non rientra nel concetto di energia. L'energia dipende solo dall'intensità e quindi la frequenza di soglia è... la dipendenza dell'energia cinetica dalla frequenza erano inspiegabili. Un'altra cosa che non trovava spiegazione all'interno della fisica classica era il tempo di risposta dell'elettrone, cioè il tempo in cui avveniva effettivamente l'effetto fotoelettrico. Si può dire che l'effetto fotoelettrico avviene istantaneamente. Precisamente avviene in 10 alla meno 9 secondi. In fisica classica ci si aspetterebbe un tempo maggiore. L'elettrone dovrebbe assorbire prima l'energia per poi acquisire quell'energia effettivamente e quindi fare effetto fotoelettrico. Nel 1905 Einstein pubblicò un articolo in cui diede una spiegazione a questo fenomeno. Lui riprese la teoria di Planck
quell'espediente matematico di cui vi ho detto prima, e disse: non è un espediente matematico, è la realtà dei fatti. Anche la luce è quantizzata. Einstein immaginava la luce come composta da quanti di luce, chiamati fotoni, che avessero un'energia proporzionale alla frequenza. E infatti E del singolo fotone è uguale ad H per F, dove F è la frequenza e H è una costante chiamata costante di Planck. Perché questa soluzione risolveva tutti i problemi? Prima di tutto l'elettrone interagiva con un solo fotone, per cui se il fotone non era abbastanza energetico, l'effetto fotoelettrico non avveniva. Abbiamo risolto il primo problema, la frequenza di soglia. Se immaginiamo l'energia associata a un'onda come a quella del singolo fotone, possiamo spiegare perché esiste una frequenza di soglia. Possiamo anche spiegare il perché aumenti la corrente all'aumentare dell'intensità. Aumentando il numero di fotoni nel fascio, aumentano anche gli elettroni che fanno fotoelettrico e quindi aumenta la corrente. Con il concetto di fotone possiamo anche capire perché l'energia cinetica aumenta all'aumentare della frequenza. L'energia per strappare un elettrone all'atomo è costante. All'aumentare dell'energia aumenterà anche l'energia cinetica, perché l'energia cinetica è energia del fascio meno l'energia per strappare l'elettrone all'atomo. Quindi aumentando la frequenza aumenta l'energia e quindi aumenta anche l'energia cinetica. In questa visione riusciamo anche a spiegare il perché il fenomeno avvenga istantaneamente. Avviene istantaneamente perché l'elettrone agisce con un solo fotone e il fotone dà all'elettrone tutta l'energia nell'interazione. L'ipotesi di Einstein fu considerata inaccettabile dai suoi colleghi, anche da Planck che aveva immaginato per primo quell'espediente matematico, per due motivi. Il primo era che era inaccettabile immaginare la luce come una particella e non come un'onda. Qualche anno prima Young aveva dimostrato inconfutabilmente che la luce era un'onda. Se volete recuperare il video ve lo lascio qui. Il secondo motivo era che Planck aveva immaginato quella soluzione come un espediente matematico, stava dando una vita fisica a quell'espediente matematico e questo era inaccettabile, perché era inaccettabile pensare che l'energia o comunque il mondo fisico fosse quantizzato. Negli anni successivi ci furono diversi studi che poi diedero ragione all'ipotesi di Einstein e infatti nel 1921, a distanza di 16 anni da quell'articolo, Einstein vinse il premio Nobel per la fisica, proprio per l'effetto fotoelettrico. Perché vi ho raccontato anche la storia di questo fenomeno? Perché è interessante vedere come funziona il metodo scientifico. Pensiamo di avere tutte le teorie belle, fatte, pronte, finite. Arriva un fenomeno che ti sconvolge e inizialmente, certo, c'è stato un po' di scetticismo, ma alla fine tutte le teorie sono state ricostruite da capo per spiegare quei fenomeni. Ed è così che è nata la meccanica quantistica, ed è così che nasceranno altre nuove teorie, perché è così che funziona il metodo scientifico. Noi facciamo una teoria fino a che non esisterà un esperimento che la butta giù e ne faremo un'altra. Bene, questo è tutto per oggi. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, commentate qua sotto se vi può interessare qualche altro video sulla storia della fisica e noi ci vediamo nel prossimo video.